di quell'area lì. Sono delle autorizzazioni, quindi giustamente stanno lì perché erano autorizzati. Quindi poi appunto vogliamo fare delle domande anche sul rilascio di queste autorizzazioni. Vogliamo fare chiarezza, vogliamo capire perché ci sono delle ordinanze che non vengono rispettate e perché non c'era lotta comunque al commercio abusivo, cosa che fanno appunto il comune di Viano, il comune di Alasso, altri comuni qua della Riviera. Noi chiediamo solamente il rispetto della legalità e mi fa piacere che appunto i colleghi di maggioranza sono concordi con noi, il nuovo centrodestra, in questa richiesta che appunto, ripeto, ci viene dai cittadini ed è già da tempo che si sente comunque. Adesso faccio un altro esempio, ieri vedevo che impera di nuovo in base dai camion dei melonari, i cosiddetti melonari. Bisogna anche su questo fronte comunque cercare di far rispettare la legge perché vengono danneggiati i negozianti regolari che hanno un negozio, che pagano le tasse, pagano solo pubblico, pagano fior di tasse sulla spazzatura e poi vengono danneggiati da questi camion non autorizzati che in passato appunto sono stati multati più volte ma che ritornano e tolgono comunque lavoro alle persone che regolarmente pagano le tasse.